Mi presento, sono Massimiliano Micucci, sono il country manager di One Identity per l'Italia, per il mercato italiano. In realtà non è esattamente vero quello che sto dicendo, perché di recente ho avuto anche un'altra responsabilità, seguire il mercato israeliano. Non vi parlerò di Israele oggi, però insomma, non era esattamente corretto quello che vi stavo dicendo. Quindi ho una responsabilità più ampia, non solo l'Italia, ma anche Israele. Con me ci sono i colleghi del team italiano, con i quali poi magari faremo due chiacchiere e balle. L'obiettivo oggi era raccontarvi un po' di cose che facciamo già da tempo con i colleghi di Bartek e raccontarvi ovviamente chi siamo dal punto di vista tecnologico e del posizionamento di mercato. One Identity è un operatore puro nell'ambito Identity Security, che è il titolo di una disciplina emergente in ambito cyber security. Tutto quello che una volta si chiamava IAM, Identity and Access Management, adesso è riferito in letteratura con questo nuovo titolo, appunto Identity Security. Ed è una disciplina emergente per una serie di fattori che adesso condividerò con voi velocemente. Con l'esplosione del remote working, con i driver della digital transformation, un'adozione massiva del cloud, del paradigma SaaS a livello applicativo, ci si è resi sostanzialmente conto che il nuovo perimetro aziendale non è più centrato sulla infrastruttura da proteggere, ma è più propriamente centrato intorno all'individuo e all'identità. Abbiamo tutti sentito parlare di Zero Trust, che è sostanzialmente qualcosa che era già stato codificato da NIST ormai circa 10 anni fa, però è un framework che è tornato molto in auge, proprio alla luce di quello che sto dicendo. La nostra idea è quella di fornire al mercato una piattaforma unificata di Identity Security che sia in grado di chiudere il gap in termini di cyber security esposto da parte delle di tutte le organizzazioni. Direi non c'è più una questione legata alla dimensione aziendale. Cercando quindi di fornire una risposta alla totalità degli use case in ambito Identity Security con una piattaforma unificata che sia in grado di coprire end-to-end quelli che sono i principali use case nella nostra disciplina. Perché, alla luce di quello che dicevo poco fa, sostanzialmente ci si è ormai resi conto che il perimetro non è tanto centrato sulle infrastrutture, che ormai si è totalmente liquefatta, ma più propriamente il perimetro è definito intorno all'identità e le cose che vanno protette in definitiva sono le persone, le applicazioni e i dati. Ora, mi muovo velocemente su alcune di queste slide perché poi volevo arrivare a parlare di use case più nel dettaglio. Ci sono delle forze, diciamo, delle spinte tettoniche che stanno agendo sul mercato ormai da diversi anni in maniera molto, molto forte, generando quindi delle frizioni notevolissime. Queste tre sono le principali, legate prevalentemente alla questione pandemica, che ha dato uno strappo straordinario alla liquefazione del perimetro e alla scomparsa, come dice la slide, delle componenti di infrastruttura e sostanzialmente dell'ufficio come luogo di lavoro. Ma le organizzazioni sono totalmente iperdisperse, come dice la slide. Il cloud first computing è ormai una realtà, non è più una direzione, ma ormai siamo lì fondamentalmente. Come dicevo prima, anche l'adozione delle applicazioni nella modalità SaaS non è più il futuro, ma è sostanzialmente è più che il presente. Quindi queste tre componenti hanno determinato una crescita enorme della superficie d'attacco esposta agli attaccanti e ai bug actors, come vengono riferiti all'interno di questa slide. Perché se guardiamo il modus operandi di tutte le cyber gang, quello che loro fanno in definitiva attaccano l'identità, cercano sostanzialmente di arrivare a Dama attraverso un furto d'identità o un abuso dell'identità o comunque un takeover degli account che vengono associati alle identità stesse. I nomi che vedete citati lì sono molto americani, a parte Sony, diciamo, sono prevalentemente in realtà americane, però in realtà questa è una cosa che viviamo a tutte le latitudini, inclusa la nostra. E purtroppo l'Italia è uno dei paesi più attaccati dal punto di vista del fenomeno ransomware, ad esempio i dati dei vari osservatori, incluso il Politecnico di Milano, che noi ci pregiamo di sponsorizzare, parlano purtroppo di una situazione italiana molto, molto complessa, probabilmente non nel mercato finance, ma sicuramente nel mercato sempre della manufacturing. L'Italia è attaccata 4 volte di più della media del manufacturing di paesi, chiamiamoli, del mondo occidentale.
dei paesi avanzati. E il public sector italiano ha attaccato più di 2 volte rispetto agli equivalenti organizzazioni in giro per il mondo. Per quello che riguarda il manufacturing, c'è un motivo positivo, diciamo, che l'Italia è una grande potenza manifatturiera, quindi abbiamo tante società in quel settore. Il problema però è che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, il motivo principale non è quello, il motivo è che c'è un debito tecnologico che deve essere coperto. Probabilmente nel settore manifatturiero, nel settore della pubblica amministrazione, questo debito tecnologico è molto alto. Quelle tre forze, diciamo, tettoniche che spingono, determinano quindi delle fratture molto notevoli, sono poi accompagnate da un fenomeno che noi specificatamente che ci occupiamo di identity security, chiamiamo proliferazione dell'identità. Le cose che abbiamo detto fino adesso sono complicate da questo che è un fenomeno ormai abbastanza noto anche in letteratura, in inglese si chiama identity sprawl, in definitiva, usando una bella parola in italiano, cioè proliferazione di identità è l'esplosione del numero di identità che vanno previste all'interno di un progetto, di un programma di identity security. Non si parla più dell'identità associata alla workforce, quindi ai dipendenti, ma le identità che sono associate a entità umane, quindi il lato sinistro, sono cresciute di 1 o 2 ordini di grandezza perché in un programma di identity security non ci si occupa più soltanto dell'identità dei dipendenti, ma vanno considerate una serie di altre figure, identità. Cos'è un'identità? Fino anche per definire il nostro vocabolario comune, un'identità è un'entità che può essere umana o meno, o non umana, alla quale sono associate una serie di account che sono come dire, la affermazione dell'identità nell'accesso a una risorsa aziendale, che può essere ovviamente un network, un file, un'applicazione. Quindi le identità non sono più soltanto umane, ma anche solo se considerassimo le sole entità umane associate quindi alla tematica, alla problematica, queste sono diventate dell'ordine di grandezza di milioni anche all'interno di organizzazioni di dimensioni ovviamente grandi in questo caso, ma anche di dimensioni medie. A queste identità umane si associano anche le cosiddette identità associate a macchine e applicazioni. Avrete familiarità con tutta la tematica, ad esempio, di robot process automation, che è un tema che abbiamo esplorato con i colleghi di Partech nel passato. Se sono milioni di grandezze di identità che bisogna prendere in considerazione in un progetto di identity security, ecco, le macchine, cioè le entità non umane per le quali bisogna affrontare questa tematica sono anche di più. Quindi qualunque cosa sostanzialmente accede a una risorsa aziendale lo fa utilizzando degli account, quindi ha per definizione un'identità associata. Ultimo, ma non ultimo, il fenomeno dell'esplosione, quindi dell'adozione del cloud, che si è portata dietro una enorme complessità dal punto di vista della proliferazione di identità. Ho letto poco tempo fa un articolo nel quale si parlava della quantità di built-in account che vengono associate all'utilizzo di principali cloud provider come Azure, Google o Amazon. Si porta una complessità dietro dal punto di vista dell'identità da gestire che ha aumentato, contribuendo a questo fenomeno che appunto in letteratura si chiama identity sprawl. Stesso concetto però riferito più a cosa succedeva ieri, a cosa succede oggi in ambito identity security. Ieri io mi occupavo soltanto degli impiegati, oggi invece devo prendere in considerazione per quello che riguarda le entità umane una pletora di persone in definitiva, quindi non soltanto gli impiegati ma anche i fornitori, tutti coloro che lavorano come contractors, quindi come consulenti, in definitiva per la mia organizzazione, per business partner. In realtà manca una categoria molto importante. Sono anche i clienti, cioè un'iniziativa di identity security adesso non può trascurare pure le identità associate ai clienti. Quindi c'è tutta una disciplina nata una sottodisciplina nata nell'ambito dell'identity security che si chiama Consumer Identity and Access Management, che ricomprende, diciamo, nelle categorie delle identità umane anche quelli che sono i clienti. Con riferimento agli impiegati, una volta si veniva assunti per fare un lavoro, adesso nessuno di noi fa più soltanto un lavoro, ma abbiamo il concetto del multitasking, ci sono molti riflessi anche dal punto di vista della sociologia per certi versi del lavoro. Nessuno di noi fa più soltanto il lavoro, noi siamo chiamati a fare contemporaneamente più task e questo ha un riflesso dal punto di vista della sicurezza dell'identità perché
dover fare più cose e non avere soltanto una mansione che descrive in maniera, come dire, statica le attività che faccio, mi porta dal punto di vista informatico a dover avere tante identità, soprattutto più che tante identità, tanti account, alcuni dei quali devono essere assunti in maniera estemporanea, cioè devo poter fare un lavoro per un periodo di tempo, devo poter accedere alle risorse con un certo profilo, e questa cosa mi deve essere assegnata in maniera sicura e governata. Più concetti legati al fatto che ora le persone lavorano da qualunque posto, e qui c'è stata una fortissima accelerazione dal punto di vista della pandemia. Ecco, la pandemia ha determinato uno strappo dal punto di vista dell'adozione delle tecnologie e delle attività di security, perché le organizzazioni sono state costrette dall'oggi al domani non soltanto a rendere disponibile una postazione di lavoro mobile, ma anche a rendere disponibile in maniera sicura l'accesso da remoto alle applicazioni dei dati aziendali. Il concetto che dicevamo prima, non soltanto le persone, ma occorre considerare anche una serie di identità, di entità non umane, che espongono una superficie di attacco molto grande, che va anch'essa governata e ricondotta, diciamo, a una dimensione più gestibile. È venuto meno totalmente il perimetro di riferimento. Ciascuno di noi ha esperienze ormai più che quotidiane di accesso all'informazione aziendale, non essendo al di là di un firewall, in definitiva al di là di un perimetro di sicurezza statico. E la cosa che è ancora più complessa dal fatto che le tematiche dei enti di security spesso sono, ci si prova a gestirle utilizzando un approccio inconsistente che crea dei coni d'ombra, perché questa è una ricerca che abbiamo fatto noi poco più di un anno fa, fatto su un panel di organizzazioni a livello mondiale e di varie industrie. La media dei silo nei quali venivano censite le identità all'interno dell'organizzazione arrivava a 25, che è un numero molto grande. Ovviamente parliamo di organizzazioni medio grandi, però è facile trovare, insomma, una situazione di questo tipo, il che rende la cosa ancora più complessa. La disciplina diventa ancora più complicata se si prova a gestirla nella sua complessità attraverso un approccio frammentato su silo che non si parlano tra di loro. Peraltro la tematica è diventata di estremo interesse anche a livello del board. Non è improbabile adesso trovarsi situazioni nelle quali il CFO o personaggi, diciamo, di questo tipo possano fare una di queste domande, perché è abbastanza evidente che la tematica degli enti security ha un impatto sul rischio consolidato all'interno dell'organizzazione, sul business, perché come abbiamo detto prima c'è da un lato la produttività degli impiegati, dall'altro la produttività dei contractor, dei business partner, e da un altro lato ancora c'è anche il business intrinseco dell'organizzazione quando vengono prese in considerazione le identità associate ai clienti. La tematica è molto correlata alla questione del ransomware, un fenomeno ormai che è diventato di prima pagina, quindi chiunque all'interno dell'organizzazione, a livello del board, si pone mediamente questo tipo di domande, alle quali è mediamente difficile rispondere spesso se non si ha un corretto approccio ad un programma di identity security unificato. Cosa è successo? Ecco, l'insieme delle cose che vi ho sommariamente raccontato hanno determinato quello che in questa slide viene chiamato game change, cioè un cambio totale di approccio centrato sull'identità, e quindi montato su un approccio ormai, non voglio dire obsoleto, però non più sufficiente, che era quello della protezione di qualunque cosa, che sicuramente porta a un approccio molto frammentato dal punto di vista dell'identity security, ad un approccio centrato sull'identità, nel quale non viene protetto ogni cosa, ma viene più che altro, non soltanto si protegge, noi non sto dicendo che non si fanno più investimenti in ambito endpoint, in ambito network security, o in ambito application security, ovviamente, ma l'idea è quella di aggiungere un notevole valore col cosiddetto approccio zero trust, cioè aggiungere la cosiddetta verifica continua di chi e cosa sta accedendo alle applicazioni, alla rete, ai dati. Questo perché, per quello che abbiamo detto prima, il perimetro tradizionale è completamente roso, anzi più che roso, io direi che è liquefatto, e in definitiva ormai è abbastanza assodato parte degli esperti di sicurezza che l'identità è messa come nuovo perimetro da proteggere. Ecco, l'idea poi è quella che noi proponiamo sul mercato ormai da tanto tempo,
diversi anni, direi, di passare anche da un approccio cosiddetto frammentato, nel quale io tendo a proteggere l'infrastruttura, a fare hardening degli endpoint, intesi come postazioni di lavoro, server, apparati di rete. Avere un approccio simile, come dicevo prima, rende purtroppo determina l'esistenza di un certo numero di cosiddetti blind spot, cioè l'impossibilità di avere una visione olistica che mi consente di sapere, rispondere a una domanda che è molto facile da formulare, ma che con un approccio del genere è maggior ragione se mancasse uno di quei cerchi. In molte situazioni manca anche uno di quei cerchi, non è detto che ci sia. Ma anche nel caso in cui siano stati fatti investimenti, immaginiamo che siano quei quattro pillar fondamentali, un approccio non integrato determina dei cosiddetti punti ciechi, cioè situazioni nelle quali non sono in grado di rispondere a una domanda che, se volete, è molto semplice da formulare, ma alla quale è difficile dare una risposta. Chi in questo momento è in grado di accedere a quale dato, a quale applicazione, a quale risorsa in termini più generali, a partire da quale data, fino a quale data, in forza di quale autorizzazione, chi lo ha autorizzato e chi eventualmente è il responsabile di questa autorizzazione, e magari sarà quello al quale dovrò chiedere se è opportuno e necessario che quella persona continui ad avere quel tipo di autorizzazione, quel tipo di entitlement. La domanda che me l'ho posta è molto semplice da formulare, come dicevo, però è molto difficile rispondere se non si ha intanto almeno un sito, perché in alcune situazioni potremmo non averli, ma soprattutto se non si ha un approccio cosiddetto unificato sulla tematica della Red Identity Security. Quindi non devo proteggere più ogni cosa, ma devo centrare la mia iniziativa, la mia strategia di cybersecurity sulla protezione dell'identità. Ciò che va organizzato non è soltanto la risorsa di calcolo, quindi la postazione di lavoro, il server, ma soprattutto l'identità. Occorre avere poi un punto di vista unico che mi dice, messe al centro date, applicazioni e persone, quali sono le identità che proteggono ciascuna di queste tre risorse, con la possibilità di fornire anche un approccio molto orientato alla governance. La governance dell'identità è probabilmente un concetto tra i più utili della tematica più ampia della governance. Per poter rispondere a quella domanda che formulavo prima, soprattutto si intende con governance dell'identità la possibilità di poter autorizzare e avere consapevolezza di chi è autorizzato, a partire da quale data e fino a quale data, gli accessi da parte di un'identità a un certo tipo di risorse. Fino ad arrivare a concetti molto più avanzati, ovviamente di quali si parla già da parecchio in natura, diciamo in letteratura, che è quello del just-in-time privilege. Cioè il concetto di poter arrivare a una situazione nella quale io ho un certo numero di entitlement distribuiti all'identità all'interno della mia organizzazione. L'idea sarebbe quella di armare questi profili d'accesso solo nel momento nel quale sono necessari, e in tutti i momenti nei quali questi entitlement non devono essere utilizzati da quell'identità, quel tipo di profilo d'accesso venga spento, quindi l'acceso alla bisogna. Che è un concetto, insomma, molto legato al tema del Zero Trust e che trova varie applicazioni. In linea di principio si potrebbe estendere a tutti gli utenti di business, però ecco, trova particolari applicazioni nell'ambito della gestione degli account privilegiati. Questo approccio unificato, peraltro, ha dei risvolti di business, perché noi lo predichiamo già da diversi anni, e quando è venuto fuori questo report da parte di Gartner, che è dell'inizio del 2022, e noi ci siamo trovati subito allineati rispetto a questa previsione. Gartner prevede che da qui al 2025, da qui in realtà dal 2022 per i successivi 3 anni, al termine di questo triennio, le aziende di qualunque dimensione, se leggete questo report non si fa riferimento all'industria o alla dimensione d'azienda, l'aspettativa delle organizzazioni che investivano in programmi di Identity Security è quella di avere una risposta per tematiche di access management, di governance e di gestione di account privilegiati da un unico vendor, da un'unica piattaforma, in una modalità integrata. Quindi ecco, c'è un conforto da parte di Gartner su questo tipo di approccio, che è il nostro, il mercato. Peraltro siamo confortati dal fatto che i nostri stessi competitor in realtà si stanno muovendo in questa direzione. Però, diciamo, la cosa più importante è che siano i clienti che si stanno muovendo in questa direzione, al di là di quello che fa Gartner, o che possiamo dire noi o i nostri competitor. Ecco, qualche numero anche sul mercato dell'identity security, un mercato molto importante, in fortissima crescita, e noi siamo contenti di questo, evidentemente. Però è qualcosa di utile da condividere, perché le organizzazioni stanno investendo, qui sono
ci sono i dettagli, è sempre un report di Gartner, ci sono i dettagli sulle previsioni di crescita del mercato nelle tre categorie principali, che sono il Privileged Account Management, l'Identity Governance Administration e l'Access Management. Vedete, insomma, sono crescite molto robuste e proiettano fino al 2025 dei valori medi di crescita anno su anno, che sono quelli nella tabella che vedete, che forse sono più rilevanti ancora dei valori assoluti. L'Access Management è quello che cresce più velocemente, che è anche la dimensione maggiore del mercato, perché evidentemente è la disciplina che si applica ai clienti in definitiva, quindi dove c'è la maggiore massa di identità da gestire. Vengono ricomprese nell'ambito di Access Management il client consumer identity Access Manager, che quindi presuppone la gestione di ordini di grandezza di milioni, decine di milioni o miliardi di identità. Quindi, se pensiamo ai clienti, un'organizzazione bancaria o ai cittadini di un grande comune o di un grande paese. Quindi sono numeri molto importanti, sono numeri che crescono a doppia cifra e sono una testimonianza, insomma, del fatto che è un mercato che ha fortissima trazione in questo momento per tutte le cose che vi stavo dicendo. Ecco, arrivo a parlare di noi, anche delle cose che facciamo con i colleghi di parte. Questa è l'architettura software di altissimo livello di One Identity, che dà riscontro alle cose che dicevo prima. L'idea è quella di fornire alle organizzazioni, ai nostri clienti, una piattaforma centralizzata per l'identity correlation, sul quale in definitiva poi si montano gli use case di dettaglio, che sono quelli che vedete nel grigio chiaro. Sono un po' le discipline che poi fanno scopa con i riferimenti di Gartner, i mitologici quadranti magici, che vanno sostanzialmente a raccontare quelle che sono le declinazioni di mercato sulla seconda riga che vedete, quindi l'identity life cycle e l'identity governance, quindi diciamo frazionando la parte IGA in amministrazione di identità e governance di identità, la gestione degli account privilegiati sul lato destro, l'access management, quello che in letteratura in realtà Gartner chiama YAM. Se cercate tra i quadranti magici troverete un quadrante magico del mercato dell'identity e dell'access management, che sembra una contraddizione rispetto a quello che ho detto adesso, fino adesso, ma in realtà Gartner nomina con YAM, con l'acronimo YAM, adesso un insieme di use case che sono quelli relativi al tema dell'access management, quindi single sign-on, multi-factor authentication, virtual directory, accesso federato e API management e compagnia cantante. Più c'è un ulteriore vertical, che era quello sul quale volevamo centrare oggi un minimo di discussione di dettaglio sugli use case, che è relativo al tema dell'active directory management, che è qualcosa che ci connota sul mercato in maniera abbastanza esclusiva. Un riferimento storico, qui vedete sul logo, noi siamo One Identity, ma in realtà operiamo con il controllo e la supervisione di un'altra organizzazione che si chiama Quest. Quest Software nasce nell'alto secolo, però diciamo all'inizio di questo ha iniziato a sviluppare una serie di strumenti per la gestione dell'ecosistema di infrastrutture Microsoft e in particolare Active Directory, che è il cuore, a partire dagli anni 2000, quando nasce Microsoft Active Directory. Microsoft Active Directory nasce con la nascita di Windows 2000 del sistema operativo. Quindi da circa 20 anni, poco più di 20 anni, noi abbiamo seguito quest'onda con l'aiuto di Microsoft. Ovviamente siamo uno dei principali partner infrastrutturali di Microsoft e rendiamo disponibile una serie di strumenti per migliorare la gestione e la sicurezza di questo, che è un componente cruciale di qualunque iniziativa in ambito identity security. Active Directory, volenti o nolenti, si è affermato nel corso degli ultimi 20 anni come il directory di riferimento all'interno di qualunque organizzazione. E non c'è un cliente con il quale noi parliamo che non abbia Active Directory, anzi la cosa si è ulteriormente complicata, perché i clienti con i quali parliamo hanno tipicamente una configurazione ibrida del directory Microsoft, quindi la parte on-prem, la parte Azure. Dentro Active Directory è un organo vitale dell'infrastruttura del cliente, soprattutto dal punto di vista della gestione dell'identità, perché correttamente nel corso di questi ultimi 20 anni lì sopra si sono consolidate una serie di profili d'accesso, si chiude l'autenticazione di molte applicazioni, quindi è il punto di partenza e di arrivo di qualunque iniziativa in ambito identity. Ovviamente abbiamo sinistra e destra i mondi con i quali ci dobbiamo integrare, quindi sulla sinistra le componenti applicative e infrastrutturali, perché le identità di per sé non hanno senso, ma hanno senso soltanto per quello che dicevamo prima con riferimento all'accesso alle risorse aziendali.
sul lato destro l'insieme dell'ecosistema di sicurezza del cliente con il quale noi comunque dobbiamo integrarci. E c'è tanto valore che le soluzioni di Identity Security forniscono alle soluzioni di Network Security, Cyber Security, che avevano così in senso più lato. E un altro driver di mercato che volevo condividere con voi è che tanti operatori in ambito cyber hanno iniziato a parlare di sicurezza dell'identità. Tant'è che una delle discipline più recenti in questo ambito, che è stata coniata da Gartner, è proprio quella dell'Identity Threat Detection and Response, quindi quello che veniva indicato come XDR ha sostituito la X con l'identity, proprio per la centralità che le tematiche detente hanno assunto per chiunque si occupi di cyber security. Quindi l'idea è di fornire al mercato una piattaforma unificata di sicurezza dell'identità con la possibilità di avere un unico punto di vista su quelli che sono i quattro pillar. Ci sono molti acronimi in questo ambito, perdonatemi, li ho citati, quindi PAM, MITA, Access Manager, AM, IAM, però al di là della designazione degli acronimi, poi alla fine si tratta di use case molto concreti, quindi si tratta di risolvere una serie di problemi puntuali, però con un approccio unificato che mi consente di avere un unico punto attraverso il quale io sia in grado in qualunque momento di rispondere a quella domanda un po' lunga, facile da fare ma davvero complicata dal punto di vista della risposta. Quelli che vedete sulla destra sono i nomi dei nostri prodotti, però ecco, volevo richiamare la vostra attenzione invece sulla figura, cioè l'idea di avere una piattaforma unificata in grado di coprire la filiera degli use case con una vista centralizzata. Qualche scudetto per quello che ci riguarda: siamo un'azienda che si è sul mercato da molto tempo, per la storia che vi dicevo di questo, operiamo come One Identity da poco più di 7 anni in realtà sul mercato, con un brand indipendente, pur appartenendo a quell'organizzazione. Molti clienti a livello mondiale si sono affidati alle nostre tecnologie, abbiamo parecchia visibilità dal punto di vista degli analisti di mercato, Gartner l'ho già nominata delle volte, però qui c'è una serie di riferimenti anche a Kuppinger Cole, che è un altro analista meno famoso di Gartner, ma molto più verticale dal punto di vista delle analisi specifiche di mercato. Ecco, qui vedete un paio di quadranti magici, siamo leader per Gartner per quello riguarda il Privileged Access Management, Kuppinger ci pone in una posizione di leadership per l'Access Management e per la Identity Governance Administration non soltanto, ma anche per le piattaforme di identità gestita, quindi il mondo, l'approccio SaaS evidentemente ha coinvolto anche questo tipo di tecnologie che possono essere fruite per quello che ci riguarda, sia una modalità tradizionale, cioè montando il software su una propria risorsa di calcolo, piuttosto che sfruttando il servizio erogato da noi attraverso il nostro cloud. Ancora un riferimento a Gartner, in realtà sul mercato realmente di governance administration, che è quello più probabilmente più antico di quelli che sto nominando, quello che una volta si chiamavano IAM e questa roba qui in definitiva, 20 anni fa lo IAM era questo, non fa più un quadrante magico proprio perché il mercato è arrivato al cosiddetto plateau di acquisizione delle tecnologie, no? Nell'hype cycle dell'acquisizione tecnologica di Gartner, cioè il picco, poi la disillusione, poi si arriva a plateau, quindi si è arrivato al grado di maturità di adozione di queste tecnologie. Loro fanno un market guide nel quale siamo evidentemente presenti con un posizionamento anche qui prestigioso. Questa è un'altra cosa che volevo dire: Gartner oltre ai quadranti magici si rende disponibile probabilmente di conoscere un altro tipo di misura del valore delle soluzioni attraverso feedback recuperati dai clienti nella modalità TripAdvisor, diciamo. Si chiama per insight, quindi i clienti in maniera anonima possono dare sollecitati evidentemente spesso da Gartner nel corso degli eventi il loro feedback rispetto alle soluzioni adottate. Le vedete citate, insomma, 3 delle nostre tecnologie in ambito PAM, in ambito Active Directory Management, in ambito IGA, insomma si posizionano bene con giudizi e feedback genuini da parte dei nostri clienti. Volevo parlare di alcuni use case più di dettaglio sul tema della gestione del mondo del directory Microsoft. Abbiamo una serie di soluzioni in questo ambito, la principale delle quali si chiama Active Roles. Perché Active Directory è così importante? L'ho accennato precedentemente, perché è il cuore, è il punto di partenza e di arrivo di tutte le iniziative in ambito Identity, è l'oggetto sul quale si connette qualunque tipo di soluzione in ambito Identity che ho nominato prima.
è il repository scientificizzato dell'identità all'interno di un'organizzazione. È il primo account che viene creato per ciascun employee, ad esempio all'interno dell'organizzazione viene creato un account di directory manager, altrimenti non potrebbe leggere la posta, non potrebbe navigare, non potrebbe fare nulla in definitiva. Vengono create tutta una serie di membership, cioè un'appartenenza a gruppi all'interno del directory affinché quell'identità sia abilitata all'accesso di una serie di applicazioni aziendali. Il fatto che Active Directory sia diventato un organo vitale all'interno delle organizzazioni è abbastanza evidente, ma probabilmente parlando con le organizzazioni tutti i giorni ci rendiamo conto purtroppo che ed è ancora così, probabilmente Active Directory è la componente di infrastruttura più critica e più negletta dal punto di vista della sicurezza in organizzazioni di qualunque dimensione. Perché per la storia con cui ho appena accennato precedentemente, è un oggetto che è nato ormai da 20 anni, si è stratificato nel corso del tempo con l'aggiornamento di sistemi operativi. Molto spesso si è, diciamo, complicato per fusioni aziendali che hanno determinato il merge di più infrastrutture di directory. E molto spesso ci si è scordati di fare pulizia, per cui sul directory manager si trova una quantità di cose attive e che sono spesso ignote a chi amministra quell'organizzazione. È molto difficile fare attività di auditing, di amministrazione del directory Microsoft. È un tema molto complesso, tipicamente ci si prova facendolo con strumenti nativi Microsoft, qui non sono io a dire che quegli strumenti non sono validi, ma sono tipicamente strumenti molto complessi da utilizzare e molto spesso proni ad errore, ma non per la tecnologia stessa, per la difficoltà nel loro utilizzo. Ecco, la nostra idea è quella di aiutare un'organizzazione a mettere le mani su un ambiente molto complesso, molto, molto trascurato per la nostra esperienza, non solo per la nostra, diciamo, per tutti coloro i quali si occupano di cyber security. Sicuramente Active Directory è un oggetto di estrema criticità, però la sua complessità che è stata anche aumentata dall'avvento di HRT, quindi di fatto le organizzazioni sono state costrette ad utilizzare HRT per il fatto che si sono mosse verso la direzione di Office 365, quindi chiunque abbia Office 365, e non solo ovviamente, ma già solo il fatto stesso di aver mosso la posta sull'ambiente cloud di Microsoft ha determinato l'adozione di un pezzo di HRT per forza. Quindi ciò che era già complesso on-prem ha aumentato in ordine di grandezza la complessità per l'avvento della componente cloud. Ho fatto riferimento all'error prone, soprattutto per quello che riguarda le tematiche di accesso privilegiato. Ecco, Active Directory rimane e verosimilmente rimarrà l'oggetto del desiderio delle cyber gang, dei cyber criminali associati nei nomi famigerati che vediamo girare tra Conti, l'ultimo che insomma sta sugli scudi, Lockbit e compagnia cantante. Tutte queste organizzazioni criminali, se guardate il loro modus operandi, hanno come target prevalente l'ambiente di directory Microsoft, perché per tutto quello che ho detto fino adesso, preso possesso del directory, quindi scalato il privilegio sull'ambiente di directory Microsoft, si ha la possibilità di avere l'accesso in maniera massiva e potenzialmente distruttiva su tutta la rete dell'organizzazione. Quindi posso muovermi con facilità all'interno dell'organizzazione del cliente se mi avvalgo, diciamo, impersonifico le identità degli amministratori dell'ambiente di directory Microsoft. La nostra idea è quella di rendere disponibile uno strumento che si chiama Actirules, che ha una serie di feature molto avanzate. Nasce con il mondo del directory Microsoft circa 20 anni fa, quindi ne ha seguito la storia fino all'avvento di HRD, ed è uno strumento che davvero può salvare la vita agli amministratori del directory Microsoft con una serie di feature che vedete elencate, e può dare un fondamento molto concreto alla tematica Zero Trust, soprattutto in ambiente di directory Microsoft. L'idea qual è? Di mettere intorno all'Active Directory e HRD una sorta di firewall, cioè un oggetto che vi consente di mediare le sessioni amministrative. Quindi gli amministratori non accedono più al directory in maniera diretta, ma devono sostanzialmente passare attraverso questo oggetto che fa l'escalation dei privilegi. Mi rende disponibile tutta una serie di tool per l'automation dell'amministrazione, del group management in particolare. Ecco, quest'ultima slide, sono arrivato a Dama, è un'ulteriore riprova della possibilità di poter fare cose molto sofisticate in ambito Active Directory Management e Security, attraverso uno strumento che integra
la nostra soluzione di Active Directory Management con il nostro PAM. In realtà la stessa cosa la si può raggiungere anche sostituendo quel server, che è il nostro PAM, con un PAM più completo. L'idea è quella di fare in maniera tale che gli account privilegiati non siano permanentemente armati, ma vengono armati solo all'atto dell'invocazione attraverso un PAM, e tramite Active loro sono in grado di fare una movimentazione di dettaglio per fare in maniera tale che questi account quindi siano normalmente disabilitati e tolti dai gruppi di amministrazione, quindi reinseriti nei gruppi di amministrazione e riarmati soltanto all'atto di invocazione con successo attraverso una soluzione PAM. È chiaro che facendolo con il nostro server tutto diventa seamless, diciamo, nel senso che dal punto di vista dell'integrazione c'è poco da fare, però lo stesso risultato lo si può ottenere anche con un PAM nostro completo. Perché bisogna fare questo intorno a Active Directory? L'ho detto precedentemente, perché probabilmente, lo ripeto, ma insomma, magari piacerebbe sapere qual è la vostra opinione, il componente infrastrutturale centrale sulle tematiche di identity security, più critico, quello con l'indice di rischio più elevato da vari punti di vista, ma anche quello più negletto, come dicevo prima, quello sul quale si pone meno attenzione per una serie di motivi storici. Ecco, con i colleghi di parte stiamo facendo cose prevalentemente legate al tema della gestione degli account privilegiati, che è una sottodisciplina dell'identity security nata più recentemente rispetto all'IBA, all'access management, proprio perché ci si è resi conto che le identità che assumono privilegi su un'infrastruttura vanno protette con un ordine di grandezza in più rispetto alle altre, perché sono quelle che hanno l'indice di rischio più elevato all'interno dell'organizzazione e, guarda caso, sono quelle che sono oggetto dell'attenzione dei cybercriminali. Chi vuole fare danni all'interno dell'organizzazione deve scalare dei privilegi. Nella propagazione di un attacco c'è un punto di rimente che è proprio quello dell'escalation del privilegio. Fino a quando l'attaccante non ha scalato il privilegio, in particolare non l'ha fatto nell'ambiente di Directory Microsoft, siamo ancora di fronte a quello che può essere considerato, diciamo, un incidente e non un disastro informatico. Quando sarà avvenuta l'escalation dei privilegi in ambito Directory Microsoft, quello che fino allora era probabilmente un incidente diventa verosimilmente un disastro.